Kopi Luwak è uno dei caffè più preziosi del mondo, anzi vorrei dire che quasi sicuramente è il più prezioso. Qualcuno parla di 500 euro al chilo, qualcuno parla di 1500 euro al chilo. Da che cosa dipende questa preziosità? Sostanzialmente dal fatto che è un caffè digerito, nel senso che ci sono degli animaletti che raccolgono le ciliegie, le mangiano. E poi nelle loro espulsioni si trovano questi chicchi di caffè. Poca è la produzione, logicamente, e sicuramente non simpatico la raccolta di quel tipo di caffè. A qualche consumatore magari può anche fare un po' rabbrividire, pensare. In realtà la tostatura da questo punto di vista ha un grande potere di depurazione su questo caffè a 200 gradi. Non resiste quasi sicuramente più niente dal punto di vista biologico e neppure del resto che si potrebbe pensare. A questo punto c'è da chiedersi se vale veramente la pena di spendere da 500 a 1500 euro per un chilo di caffè, vale a dire se la spesa trova poi un ritorno nella soddisfazione sensoriale. E qui forse è un pochettino il punto debole del Kopi Luwak, nel senso che sicuramente è prezioso perché ce n'è poco, perché c'è una grande domanda, perché si è creato intorno a questo caffè una leggenda. Quasi sicuramente quando uno ha comprato un etto di Kopi Luwak sarà difficile che compri il secondo, perché in realtà è un caffè che ha delle caratteristiche sensoriali con una certa peculiarità. Non sempre finissime, però vorrei dire che è un caffè che comunque è ben caratterizzato, dove si può partire tranquillamente da un sentore leggermente animale per passare a tutti quelli che sono gli aromi classici del caffè, quindi dal tostato al pan tostato, un caffè normalmente di buona qualità da questo punto di vista, e particolarità davvero singolare che dopo molto tempo che uno ha terminato il sorso c'è un che di floreale che continua a pervaderti la bocca. Tra i caffè che il consumatore può trovare sicuramente molte delle miscele per espresso italiano sono superiori da un punto di vista sensoriale ad un Kopi Luwak e costano enormemente di meno. Io penso che il consumatore dovrebbe a questo punto riappropriarsi un po' delle proprie capacità di scelta, non lasciarsi, per così dire, abbindolare. Se qualcuno vuole bersi una tazzina di Kopi Luwak per curiosità, fa benissimo, credo che sia legittimo, i soldi sono suoi, però poi occorrerebbe veramente parlare forse un po' di più di quella che è la qualità di tutti i giorni che consente a tutti di godersi da 2 a 5 caffè al giorno.